È uscito nei giorni scorsi sulle principali piattaforme digitali 2020 d.C., il nuovo singolo di Gianfranco De Franco che segna l'esordio con la Eerie Classic, una traccia che anticipa il nuovo album da solista con l'etichetta indipendente, nota per l'esplorazione di esperienze e contaminazioni innovative nella musica classica. Gianfranco De Franco, polistrumentista, musicologo, musicoterapeuta, ha suonato e suona in diversi festival internazionali, da Londra a Dublino, dall'Argentina a Mosca. Il suo genere esplora stili di musica sperimentale ed ambient, lambendo New Age, metal industrial e musica contemporanea. Il brano dell'artista calabrese di Laino, che vive a Perugia, è il risultato di una spinta emotiva, un voler proteggere me stesso e gli altri, commenta, da un momento difficile per tutti, pieno di punti interrogativi molto forti. Allora, questo lavoro nasce precisamente con il primo lockdown. Mi sono rinchiuso nel mio studio perché avevo veramente esigenza di mettere in suono quello che stava succedendo poi in quei giorni drammatici, anche se ancora appunto nessuno aveva ben chiaro cosa stesse succedendo, e quindi ho avuto questa esigenza di iniziare a dire a modo mio, a far uscire fuori le emozioni del momento. Emozioni che sono uscite pian piano, maturando una serie di cose, e poi piano piano ho iniziato a inserire una serie di strumenti, devo dire tantissimi, perché dagli strumenti a fiato a una parte dell'elettronica, un po' di sintetizzatori, manipolazioni varie, insomma, siamo arrivati a gestire veramente una traccia da solista, ma che poi fondamentalmente contiene più di 30 strumenti che suonano. Gianfranco De Franco sarà ospite della trasmissione 21 minuti in onda sabato 15 maggio alle 14:30 sulla nostra emittente.